Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto particolare che non si trova spesso nelle case degli italiani, ma che, diciamo, ha le sue origini in Argentina. Stiamo parlando della yerba mate e del set per andarlo a sorseggiare. Distinguiamo subito che sono tre prodotti differenti, ovvero questo prodotto si compra a parte di questo, che sono due tipi di yerba mate da mezzo chilo l'uno, e questo è il terzo prodotto, ovvero si va a ordinare e arriva la bombilla, questa cannuccia, la tazza che si chiama mate e il libretto con tutto il procedimento per andarlo a preparare. Quindi sono tre prodotti differenti, vi lascio anche il link in descrizione se volete comprarlo, comunque provare com'è e come funziona. Però adesso andiamo per ordine, partiamo dal prodotto bombilla, mate e libretto illustrativo. Allora, il libretto illustrativo è tutto il set, diciamo che arriva all'interno di una confezione di cartone, all'interno di appositi sacchettini di plastica, insomma. Questo è quanto, e è interessante il libretto illustrativo, anche se non è in italiano, si capisce già dalle immagini e comunque mostra tutta la preparazione della yerba mate all'interno del mate. Non vi sto adesso a spiegare nei dettagli come si va a preparare, potrei magari fare più avanti un video se avete necessità di appunto guardare il procedimento, posso anche pensarci. Comunque, in sostanza, si va a mettere la yerba mate all'interno, si mette l'acqua calda, l'acqua fredda, a dipendenza che ve la dico proprio in parole povere, perché poi c'è un procedimento tutto accurato dove si crea una montagnetta e tutto, però non sto adesso a parlarmi del procedimento. In sostanza, comunque, si mette la yerba mate all'interno e si va a sorseggiare, a succhiare fino in fondo con questa cannuccia. È un momento di condivisione e comunione, perché appunto quando una persona ha finito di sorseggiare deve fare anche il rumore, lo passa a un'altra persona alla sua destra e continua così. Però adesso vi volevo parlare in sé del prodotto. Foglietto illustrativo, ve l'ho detto, ci sono le varie indicazioni con le varie foto, molto facile. All'interno distingue anche i tipi di mate, di tazza che ci sono, e anche la bombilla ne parla e dice anche come mantenere appunto questo prodotto, come mantenerlo nel tempo, come curarlo. Andiamo a guardare un attimo la tazza, ovvero il mate. È ha una dimensione di 10 cm circa, un diametro, stavo per tirare la bombilla sulla lente, comunque 5 cm di diametro. Ne contiene di yerba mate senza problemi, si dovrà riempire poi a metà, quindi diciamo che non è né troppo grande né troppo piccolo, ma secondo me è la misura giusta. E il legno scavato a mano, non so se si riesce bene a vedere, comunque quando l'ho spacchettato all'inizio mi sono detto boh, sembra usato. In verità non è usato, perché i residui che ci sono all'interno sono frutto della lavorazione. Semplicemente i rimasugli si possono tirare via, oltre a sciacquare con l'acqua calda, con un coltello, quindi si va a grattare via e non c'è problema, quindi il prodotto è pronto per l'utilizzo. E il legno, come vi ho detto, scavato a mano, intagliato a mano, e la bombilla presenta un filtro alla base che permette appunto di non far passare, di filtrare quindi i vari granelli più piccoli della yerba mate. Smontabile, quindi vuol dire che si può lavare senza problemi. Nella parte superiore è schiacciata, quindi si permette, è pensata apposta appunto per far uscire una dose non troppo massiccia di liquido della yerba mate appunto. E questo è quanto. Allora, vi posso dire magari due parole per quanto riguarda la manutenzione, se così si può chiamare, del prodotto. Allora, per il primo vi parlo dell'utilizzo iniziale, perché prima va trattato, e poi anche della manutenzione. Facciamo così. Allora, il primo utilizzo del mate va trattato. Cosa vuol dire? Che si deve riempirlo pieno fino al bordo con dell'acqua calda,
e si deve riempirlo con dell'erba mate. Potete mettere anche un cucchiaio in quello là da minestra, ecco, in modo che per 24 ore il legno rilasci quel sapore di legno, ecco, quell'odore, quel sapore di legno, e lo yerba mate si impregni all'interno appunto del mate della tazza. Questo lo si va a fare per 2-3 giorni, io l'ho fatto per 2-3 giorni, giusto per far sì che appunto anche quando si va ad annusarlo si sente proprio che sa di yerba mate e non più di legno. Comunque, dopo le 24 ore si va a svuotare dall'acqua calda della yerba mate, lo si butta senza problemi, si riva a riempire con l'acqua calda e la yerba mate e si fa questo per altre 24 ore. Diciamo che si fa questo procedimento per 2-3 giorni, per 2-3 volte, quindi un totale di 3 giorni, vedete un po' voi. E quando si è trattato il mate in questo modo, si potrà alla fine utilizzarlo. In che modo? Come vi ho detto prima, e come ovviamente illustra anche questo libretto illustrativo. Ripeto, nel caso ci sia interesse, farò anche un video senza problemi dove andiamo a prepararlo insieme. Questo era il primo utilizzo del mate, quindi il trattamento. Poi invece, per quanto riguarda la manutenzione, non va messo via pieno d'acqua, assolutamente no, perché comunque si va a rovinare, se no, ma neanche va lasciato asciutto per tutto il tempo, quindi come lo vedete adesso. Questo perché ovviamente è fatto di legno e il legno si può rovinare quando è troppo asciutto, quando è tutto, diciamo, pieno d'acqua, rischia di ammuffirsi. Nel caso di muffa l'andate a togliere semplicemente con un po' di acqua con del sale grosso, non c'è problema. Non mettetelo ovviamente in lavastoviglie o non lo pulite col sapone, perché sennò ciao, cioè assorbe tutto il sapore del sapone ed è finita. Comunque, questo è quello che è la cura, il mantenimento del vostro mate. Ma adesso io direi di parlare invece brevemente, perché sta durando già troppo questa recensione, sì, parliamo un attimo di quella che è la yerba mate. Allora, mettiamo da parte. Abbiamo due qualità di yerba mate. Sono tutte e due made in Argentina, ok? Quindi abbiamo, togliamo pure dal sacchetto, dalla confezione, una e due. Allora, abbiamo una yerba mate, la vado ad aprire, Made in Argentina, come anche l'altra, come dicevo poco fa, nome Rosamonte e l'altra nome Cruz de Malta. Sono delle marche famose. Qua sulla sinistra, partendo proprio dalla Rosamonte, vediamo tutti i valori nutrizionali, varie calorie. Come vedete c'ha 76 kg. Chilocalorie, scusate, per 100 grammi, questa è l'energia che ti dà. E ci sono le proteine 1,4, vabbè, come vedete c'è comunque vari valori nutritivi e anche senza glutine, gluten free. Peso netto mezzo chilo, pesati sulla bilancia anche questo mezzo chilo. Ovviamente l'ho già aperto perché sono andato a trattare il mate, la tazza, quindi l'ho già aperto e comunque l'ho già bevuto e ovviamente sono tutti riportati in inglese, quindi questi sono gli ingredienti. Viene detto qua, ovviamente si tratta della yerba mate. C'è anche la data di scadenza 24/1/2019, ve la faccio vedere, quindi ha più o meno un anno di scadenza e come potete vedere qua sotto Industria Argentina, Made in Argentina, quindi siamo sicuri che arrivi di lì, anche se poi è distribuito qui in Italia tramite aziende che si appoggiano con l'Argentina. Per quanto riguarda invece il Cruz de Malta, potete vederlo, una confezione tipica, non so, tipica confezione dello zucchero, mi viene in mente lo zucchero di cano, anche quello semolato, comunque una tipica confezione di carta. Abbiamo anche qui mezzo chilo, 500 grammi, e sempre Made in Argentina. E il sabor della tradizione, eccola qua, c'è la scritta in spagnolo. E cosa posso dire? Sono entrambi yerba mate
Comparlo, quindi cosa vuol dire? Hanno all'interno, adesso ve la faccio vedere perché sennò non ha senso, hanno all'interno dei piccioli. Vediamo se riesco a zoomare. Hanno questi piccioli, ok, che quindi vengono chiamati, che danno il nome appunto alla yerba mate Compalo. Vedete questi piccioli bianchi? Ecco. Mentre l'assenza di questi piccioli, che sono bianchi, fa sì che la yerba mate venga chiamata Simpalo. Quindi Compalo con questi piccioli bianchi, Simpalo senza piccioli bianchi. Qual è la differenza, vi starete chiedendo? Beh, Compalo ha un sapore più forte, quindi amarognolo, mentre la yerba Simpalo, quindi senza questi piccioli, ha un sapore leggermente diverso. Perché l'ho prese di due marche differenti? Beh, sicuramente per provarli entrambi, ma soprattutto perché si mette a fuoco, soprattutto perché hanno un gusto che varia un po'. Nel senso, la Cruz de Malta viene detto comunque che c'è un sapore un po' più leggero, meno amarognolo, mentre la yerba della Rosamonte c'è un sapore un po' più deciso, diciamo un po' più deciso e amarognolo. Comunque, per chi non avesse mai bevuto la yerba mate, io è già da un po' che lo bevo, e devo dire che ha un sapore che può essere quello non tanto di tè, ma più, non so, radice, quasi una nota di tabacco. È un sapore un po' particolare, deve piacere, questo non c'è dubbio, però si può sempre provare. Come si legge poi anche nella foto, nella foto che. Nella foto, nella descrizione qua in giallo, questa ecco, ha diverse proprietà nutritive in generale, la yerba mate, quindi ha molte vitamine, aiuta a concentrarsi, è diuretico, quindi diciamo che c'è chi dice che è anche dimagrante, questo non lo so, comunque rappresenta soprattutto quello che dicevo prima, un momento anche di condivisione, insieme a degli amici, insieme a delle persone di yerba mate, passarsi la tazza e sorseggiare questa yerba mate. Io ho uno zio che è italo-argentino, vive lì, e quando andavo a trovarlo quasi sempre era lì non era questa la tazza, era un po' diversa, era ricavata da una zucchettina, però comunque lo beveva spesso e frequentemente. Ovviamente quello che vi posso dire è che comunque caffeina, cioè c'è caffeina, c'è dentro della caffeina, è una sostanza come il caffè, quindi si deve berne sì, ma non eccessivamente. Quello che posso dirvi, che mi viene in mente così su due piedi, è che comunque sì, di stare attenti che macchia, ecco, quello ve lo posso garantire perché l'altra volta, cioè l'altra volta, quando sono andato all'inizio a trattarlo, è rimasto un po' di liquido che era fuoriuscito sul tavolo e si è macchiato, quindi fate comunque attenzione perché macchia di verde. E per il resto, appunto, questi qua sono i pacchi di yerba mate che potete trovare su Amazon a una decina di euro, forse qualche euro in meno. Comunque vi lascio il link in descrizione, mentre il prodotto qui del set per bere yerba mate, che reputo di buona qualità, anche con un libretto molto interessante, un foglietto illustrativo molto interessante, anche questo lo potete trovare su Amazon sui 20 euro. È un prezzo, diciamo, non troppo elevato.